sono io. È il 1997, ho 7 anni e guardate quanto sono felice di scartare la PlayStation 1. Sì, però quella non è stata la mia prima console, perché il mio primo gioco l'ho giocato su Super Nintendo. Motivo perché tanto tempo fa avevo questo come logo, come immagine. In questo video non è che facciamo un tuffo nella nostalgia, torniamo proprio indietro di 29 anni. Vi mostrerò il mio primo vero videogioco, però visto che è un po' retro, dopo vi mostrerò anche uno dei miei giochi preferiti per la PlayStation 1. Quindi scrivetemi voi qual è stato il vostro primo gioco e qual era la console. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show. Siete pronti a scoprire il mio primo videogioco, uno dei primissimi che ho giocato? C'era il Super Nintendo, era a casa di mio cugino, stiamo per giocare a Mega Man. Questa è la collection, hanno messo sta roba sul PSN, ho detto fermi. Allora, questa è una maxi collection ragazzi, questi sono tutti i Mega Man che sono usciti, ma penso siamo arrivati al 10, 11, 12, non lo so. Ma quello che giocavo io era questo ragazzi, il primissimo. Ora so che di Mega Man hanno fatto film, no film non lo so, però cartoni animati, fumetti e tutto, però lo dovete vedere ragazzi, perché è un gioco che secondo me ancora oggi è tanta roba. Mega Man Rock, in origine un robot creato per sbrigliare le faccende domestiche, quando arriva il momento di porre fine alle ambizioni del Dottor Willy. Oddio raga, con mio cugino prendevamo in giro il Dottor Willy che faceva così con le sopracciglia, venne modificato per il combattimento, diventando così Mega Man. Vai ragazzi, vai, eccolo qua. Sì, era, allora il gioco è del 1987, non ero nato neanche io. Noi già facevamo retro gaming. Allora guardate ragazzi, era così, tu iniziavi e dovevi scegliere quale doveva essere il tuo primo avversario. Vedete, c'era Catman, Gutsman. Noi dobbiamo fare il livello, dobbiamo battere il boss, che in questo caso Catman, quello che ci scegliamo, e poi gli prendiamo i poteri, così possiamo andare a combattere pure gli altri. Catman è il più scarso, me lo ricordo, quindi faremo lui. Però per esempio, no? Se tu battevi Iceman col potere del ghiaccio, era più facile battere Fireman. Allora io ragazzi vado con Catman. Eccolo qua con le sue forbici, col Dottor Willy. Catman, vieni, fatte sotto. Non l'ho mai finito sto gioco ragazzi. Allora iniziava così. Eccolo. Dio, sta musica è troppo bella. Vabbè, voi non vi dirà niente. Però ragazzi, era fantastico questo videogioco. Bisogna... Oddio, non farsi beccare. Ecco, non farsi beccare da sti pippi e sperare che qualcuno ci troppi l'energia. Ecco, questo ce l'ha droppata per esempio. Vabbè, ovviamente ragazzi la velocità non era questa, andava a 2 fps. Allora, sti giochi, altro che i Souls da adesso, erano veramente infamissimi. Poi vabbè, sto livello ragazzi l'abbiamo fatto 1 miliardo di volte, io e mio cugino, perché ovviamente non c'era la tipo memory card, non è che salvavi, quindi tutte le volte dovevi riniziare tutti i pomeriggi la stessa roba. A parte io e mio cugino c'avevamo qualche problema, perché giocavamo sempre lo stesso match a Nitro, WCW. E siamo un po' abitudinari, evidentemente facciamo qualche cosa. Però i walkthrough e tutte le cose che io faccio sui videogiochi sono nati proprio lì con mio cugino, quando insomma noi due insieme giocavamo, uno giocava, l'altro guardava, perché poi alla fine era quello. È quello che cerco di fare io. Oh, ma hai rotto le scatole! Quando faccio i walkthrough, ragazzi. Bello, bello, bello. Guarda, questa è l'esperienza di chi sa, di chi ne sa pacchi, eh. Li possiamo pure ignorare, ragazzi. A fine i punti, insomma, non servono a niente. Tutta sta roba è messa da che serve? Forse le palline rosa, mi sa che ricaricavano i colpi delle mosse speciali di quando sconfiggiamo i nemici. Quindi... Zio Vera. Ah, ok. Quindi possiamo tranquillamente non ammazzarli. Sto a metà della vita, questo non è un buon segno ragazzi, assolutamente no, grazie. Però questi erano giochi punitivi, ragazzi, questi erano infami, eh. Cioè se sbagliavi, poi nessuno ti insegnava niente. Cioè potevi arrivare in tutto che magari Iceman funziona bene contro Fireman e viceversa. Non è che il gioco te lo diceva, eh. Il prossimo gioco che vi mostrerò però è per PlayStation 1, quindi insomma un po' più evoluto a livello di... vedi ste roba, che caspiterina mi servono. Oh, ma hai rotto, dico io. Non vinceremo mai, ve lo dico, ragazzi. Non vinceremo mai. L'unica cosa a cui posso fare appello è il fatto che ho più di esperienza, si può dire. Ah, vecchiaia, quindi diciamo c'ho un po' più di cosa nei videogiochi. Sì, sì, aspetta, ragazzi, ma mi sa che se muoio, ma devo rigiocare tutto, eh. Porco due. Sì, perché mi ricordo che a un certo punto ce la traiardavamo. Ecco, siamo quasi arrivati. Allora, questo si può tranquillamente skippare. Ma io sono un pazzo. Sono un folle. Lo posso tranquillamente skippare. Oh, muoio. Non muoio mai, eh. Amore mio, ti ringrazio. Aspetta. Boss finale, Catman. Ma chi ti può ringraziare? Chi è che ti può ringraziare e dire grazie? Tasca giù, godo. E di ste palline non servono a niente. A noi due, 29 anni dopo, è ancora la sfida. Cioè, che ci distruggeva i pomeriggi. Occhio, ragazzi, lui tira le... ste cose tira. Oh, a figli... Oh, a balordo. Ma che infame. Ma io però devo... Può saltarlo, eh.
Sci tua. Oh no 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 no, eh. No 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 no, sono morto. Ma lo sto troppo a pushare. Ma come salta, oh? Gasman! Che manca... Oh, stai... No! Dai, che scam! L'ho mangiato. Guarda che fio di canato che salta come un grillo. Però se gli vado in faccia così, ragazzi, è possibile che io non ricavi ragni dal buco, eh? Sci tua, ma come lo devo saltare? Ah, dritto per dritto. Vabbè, ecco, ecco, ecco. Vabbè. Se morivo adesso tiravo una bestemmia, la metà bastava. Quindi adesso noi abbiamo preso i poteri di Catman. Io mi ricordo che Guzman era quello che facevamo sempre. Andiamo da Guzman. Ora però ci abbiamo i poteri e in teoria ci potrebbe favorire. Guzman già non me lo ricordo più, ragazzi, perché comunque sono passati 20 anni. Però avete capito? Cioè ognuno c'aveva la sua storia. Quindi sono tutti dei robottini trasformati. E quindi c'era il regno della terra. No, riavvolgo. No, ma che scammata, che è sto schifo? Ma no, come riavvolgi? Sta cosa non l'ho mai fatta. Ti spara 3 cose insieme. Molto bene. Allora, aspettate, ragazzi. Come mi trasformo? Ah, così, vado a C. Vedete, divento Catman. Ah, picchi pulla. Vabbè, va. Ho capito. Non adesso. Ah, c'ho 0 vite. Oh, zio pig. Ah, ok. Ecco perché poi a un certo punto morivamo sempre. Però certo, morì qui è da stupidi, eh. Mo si apre, mo si apre, mo si apre. Ui! Madonna mia, vieni! Oh, ma quello sotto non viene, ma... Ha capito? Ma a me passa quello sotto, scusate. Game over. No, continuo, continue. Che roba, ragazzi. A parte potevamo fare i riavvolgi. La maledetti. Non c'era, ovviamente, ragazzi. Secondo me non c'era manco questo. Sto sparo così non c'era. 30 anni fa non c'era. Madonna, ragazzi. Sta roba a qualcuno potrebbe far sentire vecchi. A me no, ragazzi. Perché ognuno ha iniziato... Dai! No, riavvolgo, riavvolgo, riavvolgo. Qua riavvolgo, cioè. Perché a qualcuno può far sentire vecchia sta cosa, no? Dici, ah, oh, sono vecchio. Invece no. No! Questa roba senza riavvolgi. No! Grandi chi ha messo i riavvolgi, ma ho capito perché l'hanno rimesso. In generale, alla fine, ragazzi, ognuno è capitato nell'età che è capitato. Pensa allora a quelli che hanno vissuto nel medioevo, poracci. Ah, è arrivato il tipo de Guzman. Cioè, capito? Questi sono operai. Vado a non mettere un tasto che ti faccia cambiare velocemente. Guarda, questo come lancia i picconi. Ok? Qua Catman c'è stava una bomba. Mi devo buttare giù per forza. Io lì come ci arrivo? Non ci arrivo. No! Ok, godo. No, lì c'è la vita. Vabbè. Qualcun altro se la ciuccerà, ragazzi. Dobbiamo cominciare. Aspetta, no. Checkpoint per noi e poi ci pensiamo. Allora, proviamo a farci Guzman con i poteri de coso, de Catman. Vediamo se era vero che così andava affrontato. Così spara. Ne spara 4. Quante ne spara? Vediamo. Apri la bocca. No, è ritornato. Incredibile. Catman. Tocca a te. Allora, Guzman, non mi ricordo. Mi sa che tirava giù. Che tirava giù le cose. Porco dinci. No, te. Vabbè, vabbè. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Un po' distante, Guzman. Guzman, figlio di una... Guarda Guzman, guarda Guzman come sta la cilla. Guarda come sta la cilla, come sta nel chillong. Vabbè, ma tirata in bocca. Ezio pera. Adesso o mai più. Questa sarà la legnosità, ragazzi, ma... Ce l'aveva, eh? Io devi sparare a lui. Sto... Buzzicone. Allora sto buzzi. No, gli devi sta sopra. Camalo, camalo. Camalo, camalo. Oh, vabbè, aspettami, dammi tregua. Mannaggia la troia. Mo ce la faccio, mo ce la faccio, mo ce la faccio. Magari con un altro personaggio lo counteravamo. Non lo so, non mi ricordo. Forse elettro. Tipo elettricità, sabbia, ste cose così. Alla Spider-Man. Ah no, ecco, vedi se salto. Ah, vabbè, allora. Ah, ecco, ecco. E che quando lui tocca terra io devo saltare. Porco discolo. Ha rotto il culo. Sto pupazzo. No, dall'inizio. No, riavvolgi, riavvolgi, riavvolgi. No, raga, tutto dall'inizio. NCSP proprio. No, no, questa è una svolta, oh. E perdi tantissimo delle tryhardate che si facevano prima. Però vai, riniziamo a scontroparo, eh. Guarda, guarda. Ho capito che devi saltare quando lui a terra. Eh sì, se mi facesse saltare. Raga, la situazione è questa. Piuttosto greve. E vattene a casa. Riavvolgi. No, aspetta, te lo rifaccio. Te lo rifaccio. Te lo rifaccio. Non ti è piaciuta? Te la rifaccio. Non ti è bastata? Oh, ma così mi ammazza lui.
Ah! Aspetta, 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 aspetta. Guarda come esplode Guzman. No, aspetta, così esplodo io. Ah! Quindi aspettate, adesso che gli ho preso il potere, che faccio? Lancio le rocce. Allora, adesso ragazzi, io me ne andrei da Iceman, ma giusto per vedere Guzman. Ah, mi pare che se battevi tutti, poi dopo c'avevi come boss finale il Dottor Willy. Qua c'erano i pinguini, mi pare, eh? Ah no. Ah no, se scivolava, guardate. Guardate, guardate come scivola. No, vai avanti, fermati. Ah! Fighissimo, vediamo Guzman. Ma non fa letteralmente niente Guzman. Gli è successo qualcosa. Guzman fa sembra Catman fortissimo. E ora qua, Warren Killer. Eh no! Ah, è vero, questo non spara se non gli torna la forbice. Vabbè. Ma lei è un king. Eh no. Andiamo avanti, adesso passiamo a uno dei miei giochi preferiti tra i primissimi per PlayStation 1. Raga, a me ricorda tantissimo, a voi non vi dirà niente, però forse qualcosa in più di questo. Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, nel 1999, avevo 9 anni, avevo già la PlayStation 1 da qualche anno e mi regalarono Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma, che per me non significava assolutamente niente, ma c'aveva una copertina bellissima, perché ai tempi, cioè, si sceglievano i giochi con la copertina, ragazzi. Non c'era internet, c'erano qualche rivista, forse. No, ma non c'è in italiano, no. No, come non è in italiano? Ragazzi, io ce l'avevo in italiano. L'è impossibile, sta roba. No, ma che è sto scam? No, che scammata. Ma no, ma che schifo. Ragazzi, ma perché non è in italiano? Ma signori di PlayStation, ma che è sta storia? No, eccoci. Ma qua c'è la forza. Gnau, 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 mamma mia, ragazzi, stiamo PlayStation 1, eh. E già potevi deviare con la spada. Aspetta, che mosse c'avevamo? Così si vedeva. Salto. Colpivo. Il potere della forza che si ricaricava. E poi, basta. A parte basta, ragazzi, non c'erano manco gli analogici. Viene da sboccare, oh. A parte il film non mi ricordo niente, ragazzi. Allora, il gioco è il tie-in, si dice, del film. Quindi ripercorre la storia del film. Idems, che c'ho? Crediti, non si capisce niente. No, però è in italiano, ragazzi. Io l'ho trovato qui, guardate. Beh, guardate. Se ne andranno senza fare storie. Donna, che recitazione. Vai con Jin. I viceré sono codardi. Questo incontro sarà molto breve. Il bello che poi terminava, ragazzi. Vediamo se c'è sta. Cioè, incontravi già il cattivo. Come si chiama? Darth Mauler. Era un gioco bellissimo. Però ammazza, ragazzi, te sbocchi. Le paludi di Naboo. Ma quanto che sta bello. Eccolo, Jar Jar Binks. Allora, ovviamente ero bambino, quindi di Star Wars capivo poco e niente. Anzi, zero. Però era un gran bel gioco. Ma che brutta sta cosa che non posso. Cioè, sì, ci posso giocare, ma non è in italiano. Ma era bello, ragazzi, era bello. E, ripeto, seguiva alla grande il film. Eccolo, Jar Jar Binks. Tu cerca lo strano Jedi? Tu vuole inculare me? Hai visto qualcun altro come me? Io vede grandi macchine. Poi preso quello Jedi. Io deve vita a lui. Madonna, quanto ridevo con sta cagata di Jar Jar Binks. Momento, momento. Il Mike Shosha nazionale ha fatto il trick. Ho cambiato regione. Ma non lasciare che offuschi la tua ragione. Qual è il tuo piano, Qui-Gon? Qual è il tuo piano, Qui-Gon? Quando il vice della Federazione dei Mercanti arriverà, dobbiamo convincerlo ad abbandonare il sistema. Madonna. Se ne andranno senza fare storie? Tra un'ora gli rispondi, dai. Io sono TC14. Ma non ce ne frega niente. Protocollo. E servo la Federazione dei Mercanti. Serve quello che ti pare. Allora, ragazzi, aspetta, mo giochiamo. Mo si può fare. Ferma di qui, violazione della sicurezza. Violazione di sistema. Mi ricordo, ragazzi, di Mass Effect. Fallimento di sistema. Bello. Speriamo di non beccare il copyright. Apri questa porta, forza. Madonna, io non me lo ricordavo che la visuale era così brutta, però, eh. Qui-Gon, dove stai a combattere? Fermo. Madonna, da sbocco. Qui-Gon, girati, sei un maestro Jedi. Marco, due fede. Dovrebbe essere un pannello di controllo che apre questa porta. Dovrebbe. Ando che acchio sta, vai. Capite, ragazzi, ci hanno infamato. Aspetta, gli uso il potere da forza. No, non l'ho fatto in tempo. Ah, ste inquadrature fanno schifo. Se le avessero fatte a campo più basso sarebbe stato pure figo, ragazzi. Ti guarderò le spalle mentre cerchi i controlli di questa porta. Ma non mi riguarda. È aperta, andiamo. Eccoli, no, questi sono infami. Questi erano cattivi. Ah, io dobbiamo, secondo me, abbassare con la forza. Dobbiamo andare dietro questo. Oh, ferma! Sono morto. Come carica partita? Ah, se morivi ricominci il livello. Che figo, ragazzi, pure questo lo puoi riavvolgere. Sei comoda?
seguo. Torniamo. Hangar, possiamo trovare un modo per fuggire. E come famo a fuggire, frate? Ah, ecco, nell'hangar. Ah, bisogna scappare. Sto senza vita. Però vedete? Con l'analogico destro facevi sta roba. Oh, sì, l'hangar. Stanno distruggendo tutto qui. Eh sì, perché in pratica l'impero ha attaccato la nave della federazione. Levatevi, fatemi passare. Oh, anzi, è levete. Oh, no, no, non mi ammazza qua, Ma come? Che goduria, ragazzi, sta roba ti riavvolge. Forse adesso la telecamera si è un po' sistemata, vero? No, vabbè, mille pezzi. Riavvolgi, meno male che c'è sta riavvolgi, ragazzi. Io mi ricordo, ragazzi, che l'avrò finito 700 volte sto gioco. Anche perché ai tempi non era come adesso, vedi. Io c'ho il pass, c'hai quello, c'hai il premium, c'hai il quello e quell'altro. Giochi a 700 giochi, no, no. Prima ce ne avevi uno e te lo dovevi far bastare. Sparate per uccidere. No, che sparate per uccidere. Fermi, 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 che sto con uno di vita, fermi. Ok, forse ci salviamo. No. No, ce la credo, riavvolgi il nastro. No, au, au. No. Ma c'è un modo per riprendersi la vita in questo videogioco o no? Oddio, io ho fatta. Ma porco oddio. Ma come faceva a piacermi questo gioco? Cioè, devi essere proprio un bambino. Ecco perché a volte la memoria fa brutti scherzi. Guarigione completa, da che? Vabbè, meglio, meglio. Me l'ha proprio regalata. Che è questo? Non mi uccidere. Ok. Violazione della sicurezza. Ma non mi rompe. Senza te. Corrigione per... sto in mezzo ai robot. Ma scappa da qui. Fotti. Cagna fot. Ah, sono le navicelle, scusate, volano. Ma no, è brutta, eh. Cioè, sono più piccole dei robottini. Oh, l'ammazzi! Obi-Wan. 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 Questa me la ricordavo. Parla. Le truppe stanno partendo per Naboo. Scivola dentro, ci rivedremo sul pianeta. Vabbè, scivoliamo dentro. Aspetta, no, però ragazzi, adesso io mi ricordo che c'era il cattivo. Nonna, raga, che sbocco sto videogioco, però, eh. Però c'ha le sue idee, guarda qua il platforming. Semplice, semplice. E però i giochi relativi ai film erano sempre un po' bruttini, ragazzi. Non ho provato quelli dei Wolverine, so che ne avevano fatto un sacco. Comunque sto riavvolgi ci dovrebbe stare sempre, eh. Quelli mi guardano. Prendetelo, uviatelo, quello là. Però io mi ricordavo che adesso non viene Darth Mauler, come si chiama quello lì? Darth qualcosa, quello che c'ha la spada con due cose, con due lame rosse. Ti giuro. Non mi ricordavo che lo beccavi subito. Vabbè, loro partono per Naboo. Noi, ragazzi, siamo partiti per la nostalgia. Me lo ricordavo meglio, invece è andata così. Guardalo là, Obi-Wan Kenobi. Questo perché a volte i nostri ricordi sono parzialmente modificati. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo tuffo un po' nostalgico. Appuntamento per questo video. Un saluto a tutti, amici. Ciao, ciao, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.